Riprendiamo oggi il nostro cammino all'incontro dei tessitori di fraternità nella fragilità. Siamo stati in varie parti del mondo cercando questi missionari che tessono. Siamo stati in Liberia, in Togo, in Costa d'Avorio, in Niger. Oggi restiamo in Italia, a Genova, dove c'è la casa provinciale della SMA, per incontrare il padre Seferino, il superiore provinciale. Ciao Sefe, grazie di aver accettato di condividere la tua esperienza missionaria di tessitore di fraternità. Certo che diffidi tu nei tanti perché sei stato, partendo dall'Argentina, il tuo paese, sei stato in Francia, in Benin, in Costa d'Avorio, in Italia, in Angola. Presentati brevemente. Sono padre Seferino, originario dell'Argentina, missionario della SMA. Ho cominciato la mia formazione in Argentina, in un'equipe di padri SMA, composti da italiani, francesi, irlandesi. Sono andato in Francia per continuare la mia formazione, ho imparato il francese, seguito dell'anno di spiritualità, che mi ha permesso di fare la prima esperienza missionaria in Africa, nel Benin, insieme a una comunità e in mezzo a una cultura diversa, che mi ha aperto gli orizzonti per una fraternità nuova, universale, cattolica, missionaria, e che mi ha dato la conferma che il Signore mi chiedeva di essere missionario al di là delle mie frontiere. Ci parli un po' del tuo paese, l'Argentina, che è grande più di 10 volte l'Italia, dove il 50% degli abitanti almeno hanno un'origine italiana, il paese del Papa e di Maradona. L'Argentina è certamente un paese immenso. Come dice Francesco, il paese della fine del mondo, un paese che è stato costruito storicamente da tante culture e che si è forzato nell'incrocio di tante culture. La mia vocazione missionaria nasce giustamente in questo incontro con una cultura diversa dentro della mia provincia, una provincia molto vasta, la provincia di Cordova, dove con altri giovani in quel momento andavamo per condividere la nostra fede, la nostra voglia di vivere, di fare del mondo qualcosa di più bello. E poi sei stato in varie parti del mondo per la tua formazione prima linguistica e sacerdotale, ma la tua grande esperienza missionaria si è svolta in Angola. Che esperienze di fraternità hai potuto fare? Beh, la presenza nostra in Angola è stata sempre una piccola comunità e sempre internazionale, che ci ha permesso, malgrado e grazie alle nostre fragilità e ai nostri limiti, di rispondere alla missione che la SMA, che la Chiesa ci aveva fidato e ci ha fidato in questo paese. Arrivando in Angola, i miei confratelli, che erano già da un po' di tempo là, mi hanno affidato la pastorale giovanile. Dunque, tutto il mio ministero missionario è stato svolto di fianco ai giovani, condividendo la loro vita. Nella grande città di Luanda, nella periferia, dove c'è un incrocio di culture e anche di paesi, e dove la fraternità concretamente la scopri nell'accettare la diversità dell'altro, cercando di accogliere quello che hanno da impararti e quello che tu puoi dare anche a loro. E ora ti trovi in Italia come superiore provinciale.
La SMA italiana fa parte della SMA internazionale che conta più di 1.000 membri, però noi italiani siamo un piccolo gruppo, una piccola famiglia. Quanti sono gli SMA italiani? In questo momento siamo circa 38 membri, fra gli anziani e quelli più giovani. Di questi 38 membri, una diecina sono in missione in Africa, gli altri siamo qui in Italia, sia per motivo, di animazione missionaria, sia anche alcuni dei confratelli per motivi di salute o anche per motivo di età che non possono già ritornare in Africa e che fanno la sua missione qui. Oggi chi degli SMA italiani lavora come missionario fuori dall'Italia? Abbiamo un confratello lavorando in Niger, padre Mauro, un altro confratello nel Benin, padre Filippo, padre Silvano in Togo. In Costa d'Avorio ci sono due i confratelli, padre Leopoldo Molena e Eduardo Armandola. In Liberia in questo momento sono due, padre Walter Macali e Lorenzo Snider. Altri due confratelli, Renzo Adorni e Angelo Vecenzoni, sono in missione in Angola. E un altro confratello, Luigino Fratin, si prepara per raggiungerli. C'è padre Matteo Reveli, missionario in Marocco, e da un po' di tempo che un nostro confratello, padre Sandro Lafranconi, sta aprendo un'esperienza nuova anche per noi, missionari della provincia italiana e nella Polinesia francese. La tela della tua vita è proprio variopinta, intessuta di tanti elementi culturali, linguistici. Sei passato dal castigliano dell'Argentina al francese, poi al portoghese dell'Angola, all'italiano. Qual è il segreto del tuo essere tessitore? Penso che sia la nostra identità cristiana, cattolica. Quando diciamo cattolico, diciamo un cuore universale aperto al mondo. Questo cuore ci fa scoprire il mondo, non divisi da frontiere, ma un mondo unito, dal volere di Dio di fare di tutti noi fratelli. Penso che il fatto di imparare dall'altro, ti aiuta, mi aiuta, mi ha aiutato a vivere in profondità e a scoprire di più chi sono e cosa Dio vuole di me. Essere superiore e farsi carico delle gioie, ma anche dei problemi e delle sofferenze di tutti i membri della comunità. Dove trovi la forza per accompagnare tutti i confratelli? Beh, bisogna dire che prima di tutto essere responsabili di una comunità è un servizio come gli altri e scopro che veramente siamo una famiglia e che riusciamo ad accettarsi, ad accompagnarsi. Dunque questo ministero si svolge in un clima di fratellanza e di amicizia e che ci permette anche di affrontare le sfide che ci sono. Certamente in questa responsabilità è come dappertutto. Domanda a proposito del padre Pierluigi Macalli. La sua prigionia e poi la sua liberazione sono stati dei momenti molto forti per la nostra comunità. Ecco, cosa puoi tirare di questa sua esperienza di fragilità missionaria? Padre Gigi, che grazie a Dio ha potuto ritornare qui fra noi bene. Con il cuore riempito di un'esperienza che oggi sta dando tanta luce a tutta la Chiesa italiana e non solo. Dunque, per noi il ritorno di Gigi è stato una benedizione e un'esperienza di missione nuova che ci fa scoprire la missione non tanto in quello che si fa, ma soprattutto in quello che si vive. In una situazione come quella che ha potuto vivere Gigi, ci insegna a scoprire la volontà di Dio. Quando
Quando Gigi è ritornato, mi aveva colpito particolarmente un pensiero che lui ha trasmesso in una delle sue interviste, dove diceva che aveva avuto l'impressione di perdere 2 anni e che ritornando qui ha visto che effettivamente non erano stati anni persi. E questo mi ha fatto pensare veramente a quello che diceva il nostro fondatore, che le strade del Signore sono insondabili. Lui fa riferimento a un salmo. Effettivamente, attraverso la prigionia di Gigi, il Signore ha fatto e continua a fare meraviglie. Alcuni potremo vederli, altri rimaneranno certamente nel mistero di Dio. Grazie, Sefe. Sei proprio la mano de Dios per tutti noi. Grazie di aver condiviso la tua esperienza di tessitore. Un'ultima domanda, ma hai ancora voglia di tornare in Africa? Ho voglia di ripartire in Africa quando sarà il momento di ritornare, il mio bagaglio già è pronto.